Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Dying Light. Come potete vedere, sto registrando di continuo alla puntata scorsa, dove siamo pronti ad incontrare finalmente Brecken, ovvero il capo di tutto questo Ambaradan. Prima di tutto, però, parliamo con il fornitore che ci darà appunto gli oggetti giornalieri. E parliamo anche. No, non mi ricordo con chi era che dovevo vendere le robe, però vabbè, non è questo il problema. Allora, possiamo creare anche dei nuovi oggetti, quindi vediamo cosa possiamo creare. Possiamo creare un kit di soccorso, quindi direi che lo creiamo immediatamente. Possiamo creare la Molotov, ma per ora non ci interessa. E possiamo creare acqua corrente. Sinceramente direi di utilizzarlo, perché acqua corrente già è un'arma modificata e quindi di conseguenza molto più forte rispetto al normale. Quindi questo qua tubo semplice modificato. Benissimo. Riparazioni per 3. Quindi queste sono delle armi che dovremmo cercare necessariamente di utilizzare per adesso il meno possibile. Ma poi nel momento in cui riusciremo a ottenere molti più oggetti potremmo utilizzarli molto più spesso. E quindi cercare anche di farmare un pochino di esperienza per quanto riguarda in generale la lotta. Ecco, questo invece è il mercante, dove appunto dovrete vendere tutti i vostri oggetti preziosi, come potete vedere il sacchetto, il caffè che vale tantissimo, proprio per ottenere tanti più soldi. Potremmo già vendere anche i potenziamenti per le armi, perché tanto per ora non li utilizzeremo, e vedere appunto che Troverai se roba con migliore. 1600 dollari poter comprare magari qualcosa di meglio, anche se effettivamente per adesso direi che spendere tutti questi soldi, direi che potremmo anche risparmiarceli. Infatti fate sempre un po' i parsimoniosi all'inizio, anche perché poi avrete talmente tanti soldi che potrete tranquillamente sfruttarli per altra roba. Quindi saliamo con l'ascensore e andiamo a parlare appunto finalmente con questo benedettissimo La Brecken. missione di Brecken è fallita e Jade ha chiesto una riunione alla torre. È l'opportunità che cercavo per incontrare Brecken e confermare la sua identità. Come potete vedere c'è anche il riassunto. Fatto così a voce che l'hanno aggiunto perché praticamente quando l'ho completato io la prima volta non c'era, quindi direi abbastanza figa come cosa. I punti esclamativi Grande invece lavoro per quei sono tre le giovani. interazioni Il tuo nome è Crane, giusto? con le altre persone e il più delle volte saranno delle interazioni che saranno solo ed esclusive per side quest. Qui c'è l'altro venditore che vende esattamente le stesse cose, tranne magari per qualche oggetto che va a cambiare, giustamente da venditore a È venditore. difficile decidere, eh? Come potete vedere, qua ci sono delle armi anche abbastanza forti, ma che per il rapporto qualità-prezzo io preferirei per adesso non comprare, anche perché se siamo fortunati riusciremo a trovarle più in là. Crane, ieri notte Brecken è andato a cercare un rifornimento aereo con dei runner. I mordicarne hanno ucciso il resto del team e poi gli uomini di Raiss gli hanno teso un agguato. L'hanno pestato e derubato. Ora Brecken vuole andare a recuperare il prossimo, ma non è in condizioni di farlo. Mi serve il tuo aiuto, ok? Santo cielo, non riesci nemmeno a camminare! Ci servi vivo, dannatissimo idiota! D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? Brecken, Lena, forse voi riuscirete a convincerlo. Jade, chi è il tuo amico? Kyle Crane. Stammi a sentire, Brecken, non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Vado io, ci penso io. Giusto, sì. Andrà Crane, ne sarà felicissimo. Beh, felicissimo. Non so fino a che punto. Senza offesa, bello, ma non hai esperienza. Non puoi andare. Crane ce la farà. Inizierà dal punto giusto. E poi Lena ha ragione. Tu devi restare qui per occuparti della torre. Convinci gli altri che c'è ancora speranza. Ah, al diavolo. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Raiss. Sì, va bene, d'accordo. Buona fortuna, Crane.
Jade, hai un minuto? Certo. Vai al calderone, ci sentiamo tra poco. Che buona Jade. Senti, c'è qualcos'altro di cui dobbiamo parlare. Brecken è stato ferito gravemente là fuori. Peggio di quel che vuole far pensare agli altri. Ha preso un colpo in testa. Ora ha degli attacchi epilettici e non ho neanche una dose di Loratrax. Non dubito che ce ne sia in giro. I medicinali antiepilettici sono andati via come il pane all'insorgere dell'epidemia. I negozi non ne hanno più da settimane. Sì, proprio così. Come fai a saperlo? Cosa posso fare per te, Lena? In città c'è un uomo che si chiama Gazzi. Non ci sta troppo con la testa, non so se mi spiego. Sua madre soffriva di epilessia e ogni mese lui le procurava i farmaci. È morta 2 anni fa, ma Gazzi ha continuato ugualmente a ritirare le medicine in farmacia. Gazzi è un abitudinario e può diventare parecchio insistente. Per cui hanno continuato a dargliele. Pensi che le abbia tenute per tutto questo tempo? Se così non fosse, non saprei dove altro potremmo cercare. Gazzi adesso vive sotto il cavalcavia. E non accennare alla morte di sua madre. Mi raccomando, non capirebbe. E qui abbiamo ottenuto un'altra missione. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di selezionare anche le varie missioni che possiamo fare, anche perché esistono missioni di trama e missioni puramente secondarie, quindi delle vere e proprie side quest. Quindi se noi per esempio parliamo con lui... La stanza 202? Qual è il problema? C'è qualcosa di strano lì dentro, ma la porta è chiusa dall'interno. Vedete? Come potete vedere ci sono tante quest secondarie che nel momento in cui vengono spiegate dai nostri NPC... Deve avere ancora molta roba nel suo negozio dei pegni, probabilmente un po' di tutto. Non mi dispiacerebbe darci un'occhiata. Vedete, vi danno sempre dei suggerimenti su come magari trovare dei luoghi particolari o fare un qualcosa di particolare proprio nella cosa del gioco. Vedete, questa è la stanza 202. Che succede qui? Bayer si è chiusa a chiave nella stanza, l'abbiamo sentito gridare. Si è trasformato. Hai sentito? Non riesco ad aprire. Vuoi provarci tu? Devi forzare la serratura. Olè. Ce l'abbiamo fatto. Niente male. E adesso possiamo vedere che cosa sta succedendo. Bahir, sei qui dentro? Aiutatemi. Dove cazzo sei? Che c'è che non va? Non riesco a muovermi. Mi sento come se il torace stesse per esplodere. Stai trasformando? No, i dolori sono cominciati dopo che ho preso l'antizin. La fiala è sul pavimento. Questa roba è falsa. Che hai detto? Che è falsa. Dove l'hai presa, Bakir? Ho bisogno di un dottore. Prima dimmi chi te l'ha venduta. Non posso. Gliel'ho promesso. Lui mi fa spesso dei favori. Mi porta cose da fuori. Antizin falso, per esempio. Qualcuno potrebbe darlo ai propri figli. Vuoi che anche loro si sentano male? No! Oddio, no! Allora dimmi chi ti ha venduto questa roba. Yusuf, uno degli esploratori. Lui è strano. Vive sul tetto. Chiamo la dottoressa Lena. E come potete vedere, siamo riusciti ad ottenere. Cos'è successo? L'hai ammazzato? Non si sta trasformando, ma serve un dottore. E quindi andiamo a chiamare il dottore. Facciamo anche queste piccole side quest, perché diciamo che queste side quest danno sempre delle ricompense discrete. Da un'occhiata qui. Il numero del lotto è sbagliato. Sarà contraffatto. Qualcuno al 21° piano l'ha preso e ora non riesce ad andarsene. Aman, vai subito lì. Dove l'ha trovato? Gliel'ha data a Yusuf, un esploratore. Beh, di certo non l'ha prodotto qui. Avrà di sicuro un fornitore. Farò 4 chiacchiere con Yusuf. Prima lo fai, meglio è. Non fargli del male. Parlagli e basta. Ci provo.
Andiamo a parlare con questo Yusuf, dato che ormai stiamo facendo questa missione, anche se effettivamente non potremo completarla subito, dato che, come dire, non abbiamo la possibilità, ma perché comunque dovremmo successivamente scontrarci con delle altre persone. Io ovviamente la maggior parte delle side queste le ho fatte, quindi so che cosa vuol dire. Yusuf si trova qua. Yusuf? Benvenuto nell'emporio di Yusuf. Se non trovi qualcosa, cercala da Yusuf. Qualunque cosa ti serva, Yusuf ce l'ha. Mi serve dell'antizin. A chi non serve? Amico mio, questo è il tuo giorno fortunato. No, Yusuf, questo è il tuo giorno fortunato, perché ti do la possibilità di dirmi dove ti procuri quella merda che hai venduto a Bahir. Bahir? Bahir, hai detto? Chi sarebbe questo Bahir? Uno che a momenti ci lascia la pelle per colpa del tuo antizin falso. Falso? Dici sul serio? Intendi che non è efficace? Ma ne ho comprate 10 fiale da quei tizi. Le ho pagate un occhio. Quali tizi? Ecco, non so se posso dirtelo. Quali tizi, Yusuf? Sto perdendo la pazienza. C'è un edificio vicino alla farmacia. Ci vivono dei sopravvissuti, ma non so quanti siano. Non sono mai stato lì dentro. Hanno delle medicine, alcune sono originali, penso che le abbiano prese dalla farmacia. Altre se le preparano da soli. La persona con cui tratto si chiama Bento. Devi bruciare le fiale che ti sono rimaste. Ma mi sono costate un mucchio di soldi! Se ti trovo a vendere ancora quella robaccia, ci rimetterai molto più dei soldi. Tra l'altro dobbiamo parlare con uno che si chiama Bento, tipo pranzo in giapponese tecnicamente. Ah, va bene, siamo riusciti a trovare il tizio. Ora, tecnicamente, dovremmo parlare con questi tizi della farmacia, ma dato che per adesso non riusciamo. Ascolta, devo andarmene da qui. Devo portare mia moglie e mio figlio in un posto sicuro. Mi sembra che questo sia l'unico posto sicuro che c'è. Da queste parti, forse, ma i bassifondi non sono sicuri. Non è un posto adatto alla mia famiglia. Ho trovato un modo di andarmene. Dai bassifondi? Non posso darti i dettagli, ma devo attraversare la città e non posso farlo senza una pistola. Se me ne trovi una, ti rivelerò un luogo che non è ancora stato saccheggiato. Non te ne pentirai, te lo giuro. Come sai che non è ancora stato saccheggiato? Perché c'è una sola persona che ha accesso a quel posto e guarda caso ce l'hai davanti. Portami una pistola e la chiave è tua. E tutto quello che trovi là dentro. E quindi, come potete vedere, abbiamo accettato un'altra missione secondaria, ovvero pistolero. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a trovare una pistola e la portiamo al tizio, lui praticamente ci darà le chiavi di casa sua, che effettivamente potrebbe avere qualche oggetto interessante. Ora non ricordo se effettivamente il gioco vale la candela, ma magari più in là potrei riuscire a provarci. Allora, adesso devo necessariamente uscire. Quindi devo. Ogni volta mi confondo sempre. Perché devo prendere l'ascensore praticamente. E una volta che sbaglio praticamente l'ingresso, non riesco più ad andare altrove. Ok, scendiamo con l'ascensore. E andiamo a prendere queste medicine per l'antiepilessia, ecco. Allora, il tizio ovviamente il rifornimento non me ne dà più, giustamente perché me ne dà una volta al giorno. Quindi per adesso scendiamo. Ok, e dirigiamoci per l'appunto verso la zona interessata. Allora, aspetta, cosa c'erano delle altre side quest'anno? Sono. Che scherzavo. Vi faccio vedere subito l'arma che abbiamo prodotto, ovvero questa qui. Come potete vedere è un'arma modificata, come potete vedere, che dà appunto delle scosse elettriche. In futuro riusciremo anche a produrre delle armi molto più forti rispetto a questa, perché riusciremo a mettere insieme anche lo status, anche lo status fuoco, detto così. Cioè, nel senso, riusciremo anche a incendiare i nostri amichetti zombie. Quindi direi che il problema. Problema è che non ci muoiono, porca miseria.
Ma scandaloso. Madonna, salgono da tutte le parti. È un casino. Ma non muore. Però la cosa buona è che si prende esperienza anche soltanto picchiandoli così. Oh oh. Mi dispiace perdere effettivamente un po' di tempo, però devo farlo per una questione di anche di esperienza, perché devo aumentare la forza, se no non potremo imparare. Non possiamo imparare le altre mosse. Questi sono i colpi critici che... Oh 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 oh. Ehi, dove vuoi andare? Vabbè, va, utilizziamo... Oh! Come potete vedere, già la situazione è un po' diversa. Iniziamo a fare già del danno più importante. Vedete? Riusciamo già ad ucciderli con quest'arma, perché effettivamente, essendo modificata, è decisamente più forte. Abbiamo anche abbastanza pezzi per poterla riparare, quindi direi che comunque ci siamo anche come... È bello come si annacano tipo a destra e a sinistra, così proprio, tipo delle altalene. Oh porca miseria, ma quanti siete? Madonna mia. Oh, quello c'è morto. Questo addirittura c'ha un'arma addosso. Oh, livello forza guadagnato, buono. Questo mi serviva, era importante. Ma questa è la torcia. Boom! Ora l'arma che aveva, eccola. Chiave regolabile. Io me la prendo perché mi sembra giusto. Qua non mi ci posso avvicinare, che sono tutti presi a fuoco. Ma per quanto riguarda la riparazione, un secondo, mi ricordavo che per riparare... Ah, era C. Ma scusa, io mi ricordavo si potesse riparare anche così al volo. Cioè, non mi ricordavo che... Poi mi ricordo si poteva riparare al volo. Aspettate un attimo, perché... Comandi... Configurazione mouse e tastiere. Sì, assegnazione tasti. Fatemi vedere perché. Abbassa di scatto. Salto. Ma questo è il movimento, scusate. Ecco, usa equipaggiamento. Usa 2. Speedo. Voltati. Attacca. Calcio. Presa. Cambia la mira, no? Ricarica, ripara arma. Ecco, ricarica, ripara. R. Perché non me l'ha riparata? Cioè, con R dovrei ripararlo. Crane, boh, non lo so. Ti ascolto. Abbiamo trovato altre due fiale di antidin contraffatto. Brecken è furioso. Ci credo. Come sta Bakir? Le sue condizioni sono stabili, ma se avessimo tardato anche solo 10 minuti sarebbe morto. Quella roba è letale, Crane. Devi togliere di mezzo chi la produce. Ricevuto. Là nel frattempo c'è anche un altro edificio. Diciamo, tra virgolette, un rifugio che potremmo sbloccare. Che effettivamente gli andrei anche a sbloccare. Perché ogni... Porco... Perché ogni rifugio praticamente ci permette di
Ecco, qua innanzitutto chiudiamo così siamo a posto. Oh, porca troia. Che sono riusciti a colpirmi, bastardi. Olè, e questo c'è morto. Anche questa c'è morta, quindi ci siamo. E poi come potete vedere là c'è anche il venditore speciale. Oh, ma chi è che mi sta attaccando? Come osi? Come osi? Monello! Aia, ha colpito l'elettricità. Ok. E qua ce l'abbiamo fatta. Quindi attiviamo anche il cavo e il pannello elettrico e sblocchiamo sto rifugio. Perfetto, ci danno ovviamente punti esperienza, diciamo punti esperienza per quanto riguarda la sopravvivenza, quindi direi che è un ottimo affare. Ed è anche un ottimo affare andare a trovare il mercante nascosto, proprio per ottenere magari qualche oggetto. Qualche oggetto particolare. Qua nel frattempo io mi derubo tutto. Vediamo tu cos'hai. Martello incinato, tubo del gas, chiave francese, chiave per tubi. Sì, tecnicamente le uniche cose da comprare penso siano queste. Sempre e comunque, ricordiamocelo. Vendiamo il caffè e le sigarette. Vendiamo sì anche questi tubi magari troppo semplici per noi. E compriamoci, sì, un tubo del gas di quello serio, così magari possiamo non solo riparare l'arma una volta che viene distrutta, ma riusciamo anche a smontarla e ricavarne dei pezzi di metallo. Allora, appropinquiamoci, come disse qualcuno nel Grande Fratello, ad andare verso la zona. Ecco, qui c'è un altro rifugio nel frattempo che potrei sbloccare. Che a me queste cose, poi io sono un perfezionista di questi giochi, quindi quando vado ma anche questo è quello di uno, quello speciale. Questo è un casino però, perché vedete, questo riesce anche a scavalcare. Questi sono degli zombie particolari che tecnicamente devo riuscire a tenere alla larga. Allora, qui come siamo combinati? Qui dovrei chiudere il cancello? Sì, ma come mi colpisci se ti allontano? Porca miseria. E non mi ripara l'arma. Ah, me l'ha riparata. Ah, devo essere nel pieno dell'energia, ecco perché. Oh, porca miseria. Sì, sì, venite verso di qua così vi infilzate nelle... Porca miseria. Ah, ce l'abbiamo fatta. Sono molto più... Ah, questo ancora non era morto? Ora sì. Sono molto più duri. Sono molto più duri di prima. Ok, adesso che abbiamo eliminato tutti dobbiamo chiudere il cancello, esatto, quindi questo qua, perfetto, riattivare la corrente e tecnicamente dovremmo riuscire a ad ottenere il rifugio bello e pronto. Oh, ce l'abbiamo fatto.
Ovviamente si ottengono sempre tantissimi punti, quindi per questo mi conviene sempre riuscire a farlo. Allora, calcio stordente, il tuo calcio a 10 per CP, molto più facile, sono molto più facili da uccidere. Sì, quindi mi conviene decisamente il calcio stordente per ora, dato che voglio uccidere il più in fretta possibile gli zombie. Qua ne spuntano tipo così, tipo funghi e maionese. Ah no, ma da qua devo passare dalla galleria, mi sa. Sì, perché qua c'è, esatto, c'è la galleria. Io ovviamente per ora scappo come se non ci fosse un domani, dato che non ho la possibilità più che altro di poter affrontare tutti questi zombie. Ma nel momento in cui comunque avrò delle armi magari un po' più decenti, sicuramente li affronteremo. Allora, sotto il cavalcavia, esatto, ci troviamo esattamente vicino alla casa del nostro amico, che se non sbaglio dovrebbe essere addirittura questa qua in fondo. Almeno se le case non cambiano dovrebbe essere questa. No, non era questa. Era quella là sotto. Era questa qua. Adesso non me lo sto ricordando. Mamma non è Infatti. felice? Nessuno è felice. Quindi è meglio farla felice. Gasi? Anch'io. Abbiamo lo stesso nome. Sei della videoteca? Io mi chiamo Crane. Crane? Crane è un monosillabo. Come re, come te, come se, come me, come si e altri tipi di avverbi. Come, Ah, posso come. entrare? No, 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 non se ne parla. No, no, no. Oggi è il mio giorno speciale con la mamma. È la festa della mamma ed è il giorno più importante in tutto il mondo. Sei della videoteca? Perché continui a chiederlo? Devi portarmi il film sulla mia storia. Si intitola I due mondi di Charlie. Parla di me e della mia intelligenza. Gasi, se ti porto il film, mi farai entrare? Certo, lo guarderemo insieme. È la festa della mamma e se mamma non è felice, nessuno è felice. Oh, vuole anche dei cioccolatini. La mamma vuole dei cioccolatini. Aspetta un momento, non è un po' troppo? Non discutere con Gazi. Non funziona. È quello che dicono sempre in farmacia. Questo è tutto pazzo, ovviamente. Quindi, l'obiettivo è andare a prendere i cioccolatini per la mamma e andare a prendere anche il film che appunto vuole vedersi con la mamma. Che non so come riesca a vedersi un film in una situazione in cui praticamente sente questi rumori alle spalle, tipo, che è angosciante ogni 10 minuti, però se lui è contento così, noi perché non dobbiamo accontentarlo? Finalmente abbiamo la torcia, che è una delle cose più importanti del gioco, non solo per quanto riguarda qua la situazione, diciamo, gallerie, ma anche per quanto riguarda la situazione notte. Lì ovviamente c'è una richiesta di aiuto, quindi cerchiamo magari di... Però forse non è una richiesta di aiuto? Forse sì. Io mi prendo qua le garze che sono importanti. Qua il problema è che adesso. Ok, siamo riusciti. Ho perso tutto in un istante. Cosa hai detto? Guardami. Diresti che sono un uomo di successo? No, non lo diresti. E non ti biasimo per questo. Eppure lo ero. Possedevo quasi tutti i distributori di benzina di Atlanta. Quando annunciarono i giochi globali di atletica, pensavo che era un vero colpo di fortuna. Come vincere la lotteria? Non è andata proprio così, eh? Guardati intorno e datti la risposta da te. Arran era un posto decente, un po' arretrato per certi aspetti, ma tutto sommato ci vivevamo bene. Poi ci siamo offerti di ospitare i giochi. Oh, quante promesse ci fecero. La classe media sarebbe diventata ricca e noi ricchi saremmo diventati dei re. Non Questo si chiama solo Abdullah. i nostri sogni, i nostri progetti
sparito tutto in un attimo. E non sono stati solo gli investitori a chiamarci. Anche il governo ci aveva fatto mille promesse. Lei un lavavetri, un tecnico che ripara elettrodomestici, un semplice operaio. I giochi trasformeranno le vostre vite. Il vostro mondo cambierà. Sì, il nostro mondo è cambiato. Guardati intorno, amico. Guardati bene intorno e di a te stesso. Devo apprezzare ciò che ho in questo momento, in questo mondo. Ricorda che tutto ciò che hai può esserti strappato via in un batter d'occhio. Tutto questo per niente? Pensavo fosse una richiesta di aiuto che mi avrebbe dato una bella ricompensa. Invece mi ha dato Lucas. Dai, scendi, porca miseria. Allora, giriamo da questo lato perché direi che è anche meglio. Allora, c'è un posto che è qua a 50 metri praticamente, e l'altro che è ad altri 50 metri da quel lato. Ah, qui c'era il negozio di videocassette, se non sbaglio. Qua non si può aprire. Anche perché, se non sbaglio, qua c'era l'ingresso, ecco, dalle grate. E tra l'altro ci sono anche qua degli zombie che mi stanno attaccando. Sono riuscito. No, andate via. Ah, qua c'erano i cioccolattini da prendere. A parte anche tutte le... Adesso sinceramente non ricordo dove erano. Eccoli, forse erano qua. Sì, infatti, scatola di cioccolattini. Qui togliamo le serrature, così possiamo fuggire dal retro. E andiamo adesso a prendere la videocassetta che ci interessa, che si trova esattamente qui. Ora però anche qui doveva esserci un ingresso, se non sbaglio, particolare. Allora, da qua non si poteva entrare. Esatto, però forse era dal tetto che si doveva entrare, vero? Ah no, bisogna scassinarlo. Però è facile, quindi vediamo se nessuno magari riesce ad attaccarmi. Benissimo. Porca puttana, proprio adesso. No. Ecco, là ci sono. Charlie. Madonna, questi sono un casino. No! No! Madonna mia! Lo sapevo io. Infatti, i virali sono quelli più vicini, quelli più forti, perché ti riescono a inseguire ovunque. E giustamente sono ritornato dal rifugio, quindi meno male che almeno avevo il rifugio. E però qua sono bloccato. Ma qua posso uscire? Sì. Qui devo stare attento a non pungermi. Devo rifare tutto il tragitto del ponte. Ma devo riparlare anche col tizio? No. Perché se mi stanno facendo ripassare il ponte... Eppure non mi pare la zona dove ho parlato con quello. Sì, invece sì. Non ci credo. Cioè, devo riparlare veramente col tizio e rifare tutto da capo? Ma che cagata è? Ah no, ma già ho tutto, la cassetta e tutto, quindi... Ah, ok. Eccoti il film e i cioccolati. Me l'ha dato come checkpoint. Aspetta che mamma li veda! Gazi vince ancora! Urra per Gazi! Ti pareva? In tal caso io entrerò dal tetto. Non lo potevi fare prima.
Allora, qua abbiamo riparato l'arma che adesso non potrà più essere riparata, quindi facciamo attenzione a ciò che abbiamo fatto. Allora, andiamo di qua. Anche perché per entrare dal tetto, no, devo scavalcare da quel lato. Giusto? Sì, devo scavalcare da questa casa. Tecnicamente dovrei riuscire ad aggrapparmi. Esatto. Allora, questa si può scassinare. Perfetto. Tubo del gas e caffè. Qua entriamo dal tetto. Qua vediamo se troviamo qualcosa di interessante nel frattempo. Abbiamo ottenuto una barretta di cioccolato. Ciao, Gasi. Mamma lo sta guardando! Mamma è felice? Mamma è molto felice! Gazi le ha regalato i cioccolatini e un film! Allora vado a prendere le medicine per aiutare il mio amico. Ma... Ok. La mamma non ha più convulsioni da quando la sua testa si è trasformata in una zucca. Una zucca. Sono sul tavolo! Grazie, Gazi. Gazi rende tutti felici! Sul tavolo però se non sbaglio erano di qua. No. Sì, ma quale tavolo? No, eccoli. Ok, ce ne possiamo andare. Da qua non si può uscire, vero? No, dobbiamo riuscire dal tetto. E io te lo lascio aperto perché così magari se di notte ti entrano i notturni ti spaccano tutto a gogo. Va bene, adesso ritorniamo indietro da Lena, portiamo il farmaco. E concludiamo anche questa puntata. Spero che comunque non vengano né troppo lunghe né troppo corte. Perché vorrei farle proprio così, proprio pure, cioè evitando magari l'editing al minimo, proprio per evitare comunque anche di rovinare l'esperienza del gameplay. Ovviamente le parti quelle un po' più noiose dove dovrò farmare esperienza non le registrerò, mi sembra logico. Cioè, perché comunque dovrò passare poi comunque anche un po' di tempo a farmare dell'esperienza sia per quanto riguarda l'agilità, ma anche per quanto riguarda la lotta. Allora, qui dobbiamo cercare di riuscire a scassinarla. Perché se riusciamo qua potremmo fare un jackpot. Ce l'abbiamo fatta. Aia! Va bene. L'importante è che l'abbiamo già aperta. A me interessa che l'abbiamo aperta. Perché aperta già è tanta roba. No, abbiamo ottenuto solo titano. Peccato. Perché aprendo queste casse della polizia, si riesce a trovare possibilmente anche. Cazzarola! Dai però, ma che cazzo!
Cioè, ma veramente? Ok, mi ha dato la ricompensa, ce ne possiamo andare. Questi sono degli incontri casuali che ovviamente si possono effettuare all'interno del gioco che vi permettono di ottenere degli oggetti interessanti. Il più delle volte sono dei potenziamenti per le armi, ma se magari trovate quello giusto potrebbe darvi anche delle munizioni per la pistola, per il fucile, eccetera, eccetera. Questo dipende sempre anche dalla fortuna che avete. Allora, ritorniamo indietro il più presto possibile. Porca troia. In futuro riusciremo a fare talmente tante di quelle cose. Perché mi dà una quest secondaria? Non so se c'è qua da fare. Sto contattando col GR. Qui Crane. Parla pure. Il nome del capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo. C'è un altro tipo sospetto, un boss del posto. Si fa chiamare Raiss. Va in cetta di antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche dose. Devo recuperare l'antizin da un rifornimento aereo. Se non porterò a termine la mia missione, dovranno trovare un'altra soluzione. Ricevuto. Ottimo lavoro, Crane. Te la stai cavando bene. Prosegui la missione e dacci il tempo di riflettere. Quando trovi l'antizin, chiamaci immediatamente. Ah, dovevo contattare il GRE, però me l'ha dato come side quest secondario, quindi non era una cosa da fare importante. Vabbè, l'abbiamo fatta. GG. Oh, che cazzo. E tu che ci fai qua? Stai fermo. Cretino. Andiamo qua, cosa c'è? Magari troviamo, diciamo, jackpot. No. Lo faremo jackpot prima o poi. Oh, finalmente. Però, dai, quest'arma non è male. Cioè, riesco comunque a fare abbastanza danno. Peccato che stia praticamente finendo. Vediamo se possiamo craftare un nuovo oggetto. Vediamo. Andiamo sul progetto. Oh, un'altra acqua corrente possiamo craftare. Ah, con tubo del gas. Sì. Buono. Così già ce l'abbiamo. Eccolo, già qua pronto. Ho detto che questo comunque adesso non potrà più essere riparato. Quindi direi di smontarlo. È la cosa più intelligente da fare, proprio per ottenere comunque anche gli altri pezzi. Allora, una volta fatto questo possiamo anche uscire, direi, e portare gli antiepilettici alla dottoressa. Ecco, senza magari spaccarsi troppo la testa, dato che non c'è motivo. Possibilmente vi porterò anche qualche gameplay con la mia partita già completa, giusto per farvi vedere anche che cosa si può riuscire a fare a fine gioco, anche perché comunque il gioco man mano che va avanti diventa sempre più divertente, date tutte le abilità che è possibile sbloccare. Anzi, a proposito di abilità, no, non si qua adesso non abbiamo ottenuto niente, però ok. Quindi torniamo indietro e portiamo il farmaco a Lena. Dai, sali, cretino. Ok. Lui non ci darà niente ancora, perché giustamente la notte non è passata, quindi va bene così. E lui tecnicamente dovrebbe avere sempre le stesse cose. Però noi vendiamo già tutto quello che di raro abbiamo trovato. Anche questi, che per ora non ci interessano, li possiamo vendere, giusto per avere magari un po' più di grano. Saliamo. Diamo i farmaci a Lena e poi ci vedremo nella prossima puntata. Ok, spazio per continuare. Fortuna che carica abbastanza veloce, dato che il mio computer è abbastanza buono, quindi
riusciamo ad essere un po' più veloci nella zona di caricamento. Allora, andiamo da Lena. Ah no, è sotto, quindi devo scendere di qua. Sì, è qua nell'infermeria, me l'ero scordato. E diamogli gli antiepilettici. Grazie. Com'è andata con Gazzi? Gretino. Ha suonato, ma sa come ottenere quello che vuole. Ha incontrato sua madre? Sì, sembrava felice. Se mamma non è felice, nessuno è felice. A proposito, per te da parte di Brecken, con i suoi ringraziamenti. Mi ha dato 500. Ah, ricompensa campione. Ah, non male. Grado di sopravvivenza più. Questo è molto interessante perché finalmente possiamo utilizzare. Ah no, mica quella è la forza. Allora, baratto aumentiamo, così otteniamo più soldi per. Cioè, diciamo, possiamo ottenere più soldi. I fornitori hanno delle nuove merci, quindi io direi che è l'occasione giusta per vedere che cosa effettivamente hanno. Dopodiché, stai zitto, cretino. E così finalmente possiamo vedere quello che. Quello che hanno, giusto per curiosità. Allora, progetto sanguisuga, questa è buona, da prendere. Poi, chiave francese, martello da mattoni, mazza da baseball, coltello semplice. Non ci interessa più di tanto, magari vendiamo il campione per adesso. Anche perché il progetto che abbiamo imparato, ovvero sanguisuga, come potete vedere, si ottiene con arma da mischia, quindi una qualsiasi arma da mischia, e poi pezzi di metallo, chiodi e lama. Quindi diciamo che sono delle come dire, dei materiali abbastanza comuni da trovare, nonostante siamo in una fase del gioco che proprio può essere identificata con l'inizio. Facciamoci anche dei petardi, giusto per. Potrei farmi anche le molotov effettivamente, però sì. Voglio farmi anche le molotov, giusto per averne già un paio, dato che per adesso l'alcol lo volevo conservare per i kit medici, ma dato che già kit medici ne ho 5, direi che va più che bene. Andiamo sull'ascensore. I runner sono quasi tutti fuori combattimento. Il Brecken vuole che gli esploratori li sostituiscano. Quindi tocca a me. Dobbiamo cercare il prossimo rifornimento aereo in arrivo poco prima del tramonto. Jade mi spiegherà come fare. Dovrebbe essere troppo difficile. Vi lascio sentire anche i riassunti in modo tale da restare sempre collegati per quanto riguarda la storia. Anche perché è una cosa abbastanza interessante. E adesso dobbiamo cercare il rifornimento che appunto si troverà nell'area del calderone, ma questa è una cosa che faremo nella prossima puntata. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.